Allora, ci siamo? Buongiorno a tutti, ben arrivati. Scusate il mega ritardo, ma quasi 2 settimane, ho spento il computer ieri notte e qualcosa non è andato a buon fine perché non riuscivo a rifare il login. Allora, un attimo solo, togliamo questo. Un attimo solo perché sennò poi ho dovuto spegnere tutto per farlo ripartire. Prendiamo anche questo. Papà, papà, questo qui ormai lo togliamo. Questo lo mettiamo qui. Si vede? Si sta vedendo? Sì, si sta vedendo perfettissimamente. Questo l'abbiamo fatto. Sì, dai. Sac. Sac. Chi è che ha fatto le operazioni ieri? Buongiorno a tutti, ben arrivati. Avete visto che ieri ho messo anche un altro giochettino in chat? Lo mettiamo anche oggi? Dai, è stato carino. Poi vi spiego in cosa consiste. Allora, anche questo qui, via. Allora, il computer è un po' lento, non capisco il perché. Perfetto, allora partiamo. Ben arrivati a tutti. Allora, ieri ho messo un giochino in chat, lo chiameremo quiz. Praticamente abbiamo messo un'analisi non finita, è stata terminata da tanti di voi, mi avete sorpreso ieri. Pensavo che fosse sempre il solito, invece ieri si è proprio riempito un dialogo su Skype avanti e indietro, è stata carina, perché tutti siamo la propria. Il bello è che in questo... Nel giocare, nell'intento del giocare, nel condividere una cosa, un quiz, si va a spronare chi deve fare l'analisi di cosa di là. Però a un certo punto mi sono accorto che non c'era più il fare l'analisi, tutti dicevano la sua alla cavolo, invece non è alla cavolo. No, si deve andare long, no, si deve andare short, non è che io ho chiesto di andare long e short, ho chiesto praticamente di completare l'analisi. Però ve lo penso, dai. Allora, partiamo veramente da quello che abbiamo fatto ieri di operatività. Io poi verso sera l'ho già chiusa. Adesso siamo long, cioè volendo il long, vedete che qui si ripete il long di ieri. Quindi alla fine questa qui è un'operatività molto 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 semplice. Non ho altro da fare di seguire la linea verde che è rimasta sopra la linea rossa, e quindi qui ho la zona di entrata sarebbe questa, la zona di take profit. Ritorno a ritestare la zona di entrata, si rientra. Cioè, questa analisi qui rimane. Cioè, non vedo il motivo perché non andare a prendere di nuovo la zona di pullback come seconda entrata rialzista. Quindi questa rimane. Sterlina dollaro, che un po' la sterlina dollaro un po' come dire, ieri lo short era questo. Adesso siamo arrivati a fine, sta per partire un ciclo 4. Allora, lo short era questo, il take profit era questo. 1,1180 l'ha sfiorato. Allora, perché entrare short qui? Questa qui è l'entrata di un ciclo che in ogni caso, anche se non è un minimo di Gauss, è un minimo di un ciclo, cioè lo minimo di una distribuzione. Quindi anche se è un ciclo, è una distribuzione, questa è la partenza. Da qui diventi negativo, quindi non ci sono magie, cioè vuol dire che diventa negativo, vuol dire che è un ciclo che andrà a chiudere con una curva ribassista, cioè qui può
Poi vedete, steso, accelerato, zona di pullback, quindi ritorna alla zona di pullback e ritornato giù. Poi si porta il laterale, va fino a qui e fa per partire, da qui dovrebbe far partire il ciclo 4. Quindi alla fine no, io veramente a volte mi accorgo che tanti di voi cercano le cose difficili dove c'è tutto quanto davanti. Cioè io non vedo proprio la difficoltà nella lettura in questo caso, perché guarda questo qui. Ok, qui abbiamo un'anomalia, una cosa un po' strana. Allora, prima cosa, proprio per farlo come se fosse uno schema trading, prendo questo. Anzi, normalmente dovrei aver preso quello precedente, ma è uguale. Prendiamo questo, guardate. Più o meno abbiamo già una fratellità, senza stare lì neanche a stare lì a misurare ancora. Quindi già questo va bene. Ciclo 3, ciclo 4 in azione. Quindi abbiamo il ciclo 4. Se il ciclo 3 è ribassista, guardate, mi si potrebbe anche andare a... Allora, vediamo se riusciamo a farmi partire. Ma no, questo qui è il conticino che non va, va, dove mi sta aprendo? Ah, qui, perfetto, via. Quindi, in questo caso... La stellina d'oro, allora, l'idea è di andare a prendere, era di andare a prendere questo target, l'ho preso. Adesso l'idea è cambiata perché se va a fare una nuova situazione ribassista, magari potremmo andare a toccare il pivot. Non dico che andare a toccare la linea del 61,8, anche se è possibile perché sono 100 pips. Andare fino a qui, in questa zona qui. Quindi il take profit è 1,11,46. Dico solo che voglio fare una cosa. In questo conto non ho chiuso, quindi me la tolgo, mi tolgo take profit, lascio correre, ok? Benissimo, perfetto. Poi questo invece per qui devo vedere un attimino 57,30, rimane uguale, ok, perfetto. Benissimo. Quindi allora adesso cosa c'è da aspettarsi però sulla stendina d'oro? Visto che ieri abbiamo detto, tolgo tutte le scritte, si ragiona diversamente perché si vede veramente come qui è un altro short, per esempio. Quindi oggi se io dovessi, anzi se dovessi, oggi se faccio un'altra operazione la faccio short da qui, proprio perché la continuazione del trend di ieri, quindi non mi sono neanche sprecato di andare a fare una nuova analisi, questa è. Allora, questa la possiamo togliere. Vedete poi, adesso che ho tolto tutti i disegni, come è molto lineare la lettura, i cicli, come si sono proprio trasformati. Questo sicuramente si vede benissimo che è un ciclo, questo è un altro ciclo. Lasciate stare che questo è un puntino, un attimino un po' più ribassista di questo, non c'entra. Può darsi che il ciclo 4 sia anche partito qui, per esempio. Però qui abbiamo un ciclo 3 un po' più ampio, facciamo finta che sia questo è una Y. Ci sta. Quindi mi manca ancora, scusate, l'ultimo pezzettino che è questo. Ok? Quindi ancora stellina dollaro. Io mi aspetto oggi, non mi aspetto un minimo sotto a questa zona qui. Addirittura mi aspetto un fake e poi riparte. Quindi anche questo, vedete qui, abbiamo il 50% per esempio di Fibonacci. Quindi già una cosa arrivare magari sulla zona di pullback sarebbe questa. Quindi anche in questa. In questo caso qui, se notate, proprio per farvi vedere la potenzialità dei cicli quando non si tralascia niente, se dal minimo della partenza del ciclo 1 alla parte centrale, quindi ciclo 2, io metto una trend line, questa trend line che è la trend line ciclica, ovvero la trend line che suddivide tutto l'arco, da qui era short, quindi lo short di ieri, che sarebbe stato questo, era la stessa cosa prenderlo dal pivot, guardate, preciso. Bellissima questa. Quindi adesso praticamente sono in questa zona qui. Quello che io mi potrei aspettare, per esempio, senza andare a cercare, potrei fare una cosa del genere. Quindi mettiamo questa qui. Più. Rossa, così vi faccio vedere anche una. Non è una regola, però è una specie di bussola. Questa qui è l'espansione che ha avuto dal lato superiore della trend line ciclica, quindi è una linea di regressione e questa è la sua regressione. Quindi alla fine, guardate, se lo devo vedere così, take profit,
Il pivot, vedete che arriva fino a qui, poco sotto, vicino a 61,8. Quindi, senza andare a vedere nient'altro, il mio take profit è questo. Ok, il pivot ci sta o non ci sta? Va bene? Perfettissimo. Allora, questa ancora con questa password ogni volta. Password, perché mi si aprono queste cose qui? Allora, non so che c'è il computer perché mi chiede casino di cose ogni volta. Boh, sembra essersi chiuso. Sì, perfetto. Allora, quindi per la linea d'oro, volendo, a volte uno potrebbe fare trade in tante coppie, ma a volte meglio restringere soltanto in quelle che abbiamo, che si possono ad analizzare. Allora, se io adesso dovessi fare un altro short, opa, non qui, non qui. Dovessi fare un altro short, andrei a vedere praticamente, oppure prendere un'altra direzione short, andrei a vedere sul minuto, dico ok, dove sono? Tanto qui già un'indicazione del TS, dico ok, TS open, quindi apertura today, cioè apertura di oggi, qui è aperto il mercato, quindi la candela ancora non è chiaro da che lato deve andare. Bene. Vado a vedere qui il minimo di Gauss, questo è il minimo di Gauss. Ok? Fino a prova contraria, se questo è il minimo di Gauss, ci saranno dei cicli. Ok? Questo potrebbe essere l'1, il 2 che già diventa ribassista. Insomma, è un po' strana la situazione, visto che non so, che non questa è l'unica cosa che so, che questo è il minimo di Gauss. Ok? Perfetto. Questo è un dato di fatto perché lo vediamo. Qui vedo che c'è un po' mercato che sale, mercato che scende, un po' incasinato la situazione, perché se questo doveva essere il ciclo 1, questo già diventa un ciclo 2 ribassista. È un po' strana, va giù. Quindi questo è un errore ciclico, già lo vedo che è un errore. Li ho introdotti queste cose qui perché è un errore. Che cosa vogliamo dire? Non puoi stare lì a leggere tutte le particolarità dei grafici. Quindi questo qui è un errore molto semplice, ma succede raramente. Non è che sia una cosa che me la devo inventare. E sta andando sull'open price. Adesso vediamo se rompe anche questa zona qui. Ecco, mettiamoci una trend line per capirci. Questa qui è la trend line di supporto. Quindi in questo caso qui, proprio in questo momento qui, possiamo andare a vedere che c'è la possibilità di entrare da qualche parte, di entrare. Cioè, non lo metto neanche su questo minimo qua, perché è un errore questo. Quindi essendo questo un errore, non vale la pena, esce, torna su, quindi questi prendono il corpo precedente. Vedete come toccano precisi? Quindi a questo punto io già ho in macchina, guardate, se mi rompe piano piano, anche se è una, potrebbe essere una falsa rottura, meglio farla perché sennò poi mi parte. Perché l'idea è comunque di andare a vendere la stellina che mi vada a chiudere il ciclo. H4 deve chiudere il ciclo 2, quindi a questo punto, sul minuto, vado a vedere se siamo qui. Aspetto un attimo perché questa qui è una zona, vedete come respinge? Allora, se viene respinto in quella zona lì, allora, dobbiamo andare a vedere i motivi. Siccome il canale non lo possiamo mettere regolare, perché assolutamente non si mette, non si riesce a mettere sulla lateralità un canale, è difficile, poi metterlo sulle spike è difficile, è ancora più difficile. Quindi lo mettiamo sul corpo, le candele, così per dare un'idea di come si muove il prezzo all'interno del canale. Al limite, proprio per essere un po' più originali, prendiamo il pezzo principale. Quindi abbiamo, a questo punto posso decidere di mettermi sulla spike, fare la mia visione, vedo che non tocca niente, quindi vado più avanti, vado più avanti, vado più avanti. Notate, se io lo metto così, perfettissimo, perché guarda, mi prende questa zona qui è soltanto una linea così di orientamento, ok? Quindi abbiamo questo. Copio il canale, questa la posso anche togliere. Quindi l'idea è di entrare verso short o nella parte alta o nella parte bassa. Quindi le idee sono queste. Short da qui, se mi troppo vicino, no, è short da questa zona qui. Quindi a questo punto, vedete, qui abbiamo il TS open, da qui in poi, short per me. Si è bloccato perché? Vedete? Guardate lo scherzo. Attenzione, c'è qualcosa in atto perché l'euro yen sta crollando come un pazzo.
E anche l'US di Yen, ci sono dei dati, attenzione, li andiamo a vedere belli, belli, belli come siamo. Guardate che belli, guardate l'US di Yen, cosa è successo? Guardate l'euro Yen, uguali denti. Quindi c'è qualcosa sul dollaro? Noi non abbiamo aperto neanche il calendario oggi. Oh, guardate, guardate che roba. Dollaro forte. Oi, guardate che c'è movimento, eh. Quindi attenzione, se c'è movimento, sì, è convenibile adesso andare a chiudere. C'è qualche dato? Non c'è, alle 8, 9:40? No, non ci sono dati. C'è una marea di dati oggi, però adesso a quest'ora qui no. Allora ci sarà qualcosa in atto. Boh, se n'è andato via anche il conto, guardate. Non so che voglio capire se mi rompe perché devo stare attento ai movimenti. Siccome il dollaro si muove anche un po' l'euro, ma poco poco. Vorrei capire che cos'è questa cosa. Ma io, prima o poi scoppierà la bolla che il dollaro, yen deve scendere e tutto il resto. Quindi c'è veramente da aspettarsi anche questo. Io con questa modalità che mi sono trovato adesso di fare meno trading perché mi sento più rilassato e riesco a fare. Ho trovato una via di mezzo, ovvero faccio magari uno, due, tre trades al giorno, belli pesanti. Diciamo, evito di fare tanti, ma faccio quelli che mi sembrano più probabili che vadano a buon fine. E ho fatto la mia giornata e poi nel frattempo faccio. Avete visto un test, quello dell'euro yen è finito praticamente stanotte, quando poi ho spento il PC, e quindi è durato praticamente 5 giorni. E quindi fare un backtesting e più fare tutto il resto, cercare di portare avanti tutte le analisi, poi la richiesta è infinita, di tantissime altre cose, quindi sto lavorando un po' su tutto quanto e voglio terminare l'anno questa volta con meno cose aperte possibile così. Poi si parte con l'anno nuovo, un po' più leggeri. Allora, nulla di fatto per l'euro, per la sterlina dollaro che sembra bloccata in questa zona. Allora, visto che abbiamo visto il dollaro yen in questo movimento così veloce, no, ma sull'H4 non si è mosso niente. Vedete, neanche qui non ho avuto nessun punto, non c'ho nessun punto di entrata, perché avendo un grafico così, a una scala ripida, non hai nessun gradino dove mettere il piede, quindi non. Non c'è, se la stessa cosa sarà anche l'euro yen, adesso andiamo a vedere. Euro yen con la sua situazione rialzista qui ha pagato prima zona, guardate, 320 pips, però non ci sono altre analisi. Quindi l'analisi ieri, braccio sopposto, così abbiamo anche un'idea. Ok, altre cose non ce le ho, cancello un po' di roba così. Ok, questa zona qui la lasciamo perché è interessante anche capire quando arriverà qui. Ci sono dei canali da sistemare? Per il momento no, però ci sarebbe questa trend line. Per esempio, se io adesso la copio e la lascio così, diventa anch'essa un canale, per esempio. Quindi anche questo diventerebbe un canale, per esempio, per farvi vedere come poi è semplice costruire tutto il resto. Infatti, ho già trovato, guardate, questa zona qui. Allora, anche se poi non sono paralleli, cioè anche se poi la distanza non è quella, io devo usufruire di questa informazione. Però già giovedì oggi. Di questa informazione perché mi interessa questo massimo qui, quindi posso togliere anche questa. Quindi l'overline come ci ha dato poi il risultato della Nuova Zelanda contro CHF, il risultato che abbiamo avuto ieri era praticamente un po' modificata perché l'analisi overline ha bisogno di un po' di analisi tecnica, ma assolutamente il minimo che è indispensabile bisogna saperlo, un paio di trend line, un paio di canali, basta, proprio leggero, guardate. Qui metto questo. Se notate, questo diventa un bel trade.
E questo sarebbe praticamente quello che io mi aspetto da voi quando metterò in chat il quiz, praticamente quello che abbiamo cominciato ieri, che io lo trovo una cosa molto simpatica. Mari, ma guarda cosa si è inventato questo. È nato così, il quiz. Io vi metterò un grafico vuoto, niente, costruitemi l'analisi. Se riuscite a costruirmi un'analisi per me, o meglio, per farla, diciamo, come compitino. Poi vi accorgete che vi state costruendo per voi stessi un'analisi, perché questa qui è un'analisi di tutto per tutto. Vedete che il grafico ha preso questo massimo qui e questo minimo qui. Ho preso un canale, il breakout scende, poi posso anche ampliare per andare a vedere se ci sono ancora delle cose ancora più che combaciano ancora di più. Guardate. Il corpo, vedete tutto così, tutta una serie di canali. Però se notate, oltre a questa zona qui, anche in questa zona qui c'è anche questo puntina qui che sale, scende, torna su, va fuori, torna dentro, cerca di tornare dentro sul canale, viene respinta. Quindi a questo punto, se molto semplice, se rompe questa trend line, ho la possibilità di vedere il grafico portarsi da questa, adesso lo disegniamo così, da questa trend line fino ad una zona tipo il 38,2, zona di pullback. Quindi questa potrebbe essere la zona, per esempio, fino al 38,2. Quindi a prendere questa direzione qui sono 200 pips, ma allora ho la direzione, quella che mi mancava. Ok? Quindi l'analisi, avete visto, ci ho messo pochissimo a costruirla. Scrivetemi ogni tanto, se no mi fate fare il monologo oggi. Ok? Quindi questa di yen logicamente non c'ha nessun appiglio perché è solo salito, però anche qui io vedo, per esempio, un'analisi vuota, a parte l'overline, se vi metto questa, già diventa un'idea, perché questa qui è una trend line irregolare. Trend line irregolare. Già questa mi basterebbe come analisi. Sono già contento perché è un'analisi vuota, pulita. Ok? Poi anche qui non ho altri punti se non questo massimo qui. Guardate, io già lo vedo. E questo massimo qui per capire dove sono. Ok, c'è qualcosa che non va. Se lo metto così, c'è qualcosa che non va. Lo mettiamo così. È un canale. È un canale parallelo, posso fare un giochettino. Adesso vi faccio un giochetto su questo minimo qui, su questo minimo qui, che è questo massimo qui. Poi prendo il mio canale e lo giro fino a dove voglio. Guardate questa zona qui, per esempio, questa zona qui. Vedete che in questo caso il canale non coincide quasi mai. Ok, quindi c'è qualcosa che non va. Allora vado a prendermi questo, che è un massimo che mi interessa. Prendermi adesso questa zona qui è un po' molto ampio, però sono tutti i test che posso fare. Cancelliamo questa. Quindi l'analisi, per farvi vedere come è costruita un'analisi, molto semplice così. Ok? Quindi adesso posso permettermi di fare così, per esempio. Così torna un attimino un'idea che potrebbe essere questo il canale di cui ha preso all'interno questa zona. Quindi, visto che prendere tutta questa espansione qui non è favorevole, prendo sempre questo minimo qui, questo massimo qui, quindi questo. Oppala. Qui ci vuole veramente non immaginazione, ma la fantasia di andare veramente a vedere il grafico e dire ok, come posso comportarmi? Allora, questa cosa qui non è tanto carina perché è troppo ripida. Questa non ci sta. Questo non ci sta. Se io lo metto parallelo, parallelo, non vedo punti. Questo sarebbe la parallelità, vedo che questo c'è un canale interno. Non mi dice niente, perché devo dire la verità, non mi dice tanto. Andiamo a vedere soltanto se è veramente parallelo. Perfettissimo. Non mi dice tanto il grafico, perché il grafico è in una situazione che non si può analizzare, a meno che io non voglia andare a mettere un canale così stretto, stretto, ma non è che sia questo l'arte dell'analisi. Quindi io la lascerei così. Se notate, è molto irregolare. Perché a parte questa espansione molto ampia, non vedo altri punti, a parte questo, non vedo altri punti dove il grafico potrebbe andare a cadere perfetto. Posso soltanto ancora, come ultima, cercare di capire se con questo canale qui, lo metto ad occhio, poi vediamo, su questa espansione qui, questo, vediamo soltanto questa, l'unica proprio ad occhio così. No, non c'è, no, niente, non c'è. Vedete, in questo caso sarebbe un'analisi un po', diciamo,
presa, messa lì, che non è che ci dice tanto, eh? Non ci dice tanto. Io adesso poi non sono andato nei particolari, perché volendo nei particolari io potrei anche prendermi, a parte che questo qui adesso è andare a prendere veramente un movimento del dollaro yen che è irrazionale, per capire che cosa ha combinato. Guardate, questa qui per esempio è un'altra situazione. Che se io metto da questa espansione a questa espansione, la trend line, vedete che appoggia in certi punti, ma non ci sono dei punti che mi soddisfano. Quindi questa è l'unica cosa. Quindi so con certezza che questo canale sarà un po' difficile da guidare, ma come linea guida potrebbe essere interessante vedere questa situazione qui. Ok? Benissimo. Abbiamo un dollaro yen che cerca di salire, quindi un CAD yen che sale e un euro yen. Sale. Allora, poi andiamo a vedere il dollaro yen che ha fatto questo, la stellina dollaro che torna su. Allora, torniamo sul minuto del cicli. Eccoli qua. Guardate il canale qui, guardate, lo copio, lo metto alla zona centrale. Vedete come praticamente è all'interno di una zona centrale. Quindi da qui dovrebbe richiamare questa zona qui, cancelliamo questa. Potremmo anche lasciare. Okay? Quindi abbiamo questa situazione qui, io devo capire come poi mi gira e mi chiude qui. Ormai il trade l'ho fatto proprio un paio di secondi prima di questa alta volatilità che non è assolutamente preannunciata da nessun dato, quindi c'è un movimento un po' strano, lo lasciamo stare. Allora, nel frattempo io non voglio bloccare la registrazione, però voglio andare, vediamo se riesco a farlo così, vedere con voi oggi giovedì. A me piacciono i webinar del venerdì, ma non li facciamo più. Attenzione. Ok, questo era il conto sbagliato, non si è visto. Oppala. Allora, questo è il conto giusto. Così andiamo a vedere che cosa sta facendo il conticino con 12 coppie. Il floating è alzato un attimino a 140, ma ci sta, oscilla così, il margine è sempre quello. Cosa ha fatto in tutta la settimana? Allora, personalizzato, mettiamo oggi. Allora, fino ad oggi ha fatto 14 euro. Allora, quello era tutto di ieri. Andiamo a vedere tutta la settimana. €240 con un conto da 30.000, da 3.000, è quasi arrivato che se mi fa oggi e domani, sperando altri €60, avrò €300. Quindi €300 la settimana sono il 10% della settimana, per 4 sono il 40%. Ok, io con questo conto qui volevo fare solo il 10%. Solo il 10% volevo fare. Allora, a questo punto va benissimo che ci siano anche questi 150, quindi assolutamente voglio vedere un attimino la disposizione delle operazioni. L'USD yen questo, sterlina dollaro questa, sterlina dollaro quella un po' più fuori, diciamo, ma ci sta, ci sta, ci sta tutto. Ma ce n'è una anche in positivo, guardate. Ah, non c'è da preoccuparsi, no? Questo qui lo mettiamo lì in alto, che non mi dà fastidio. Allora, qui c'è un problema sulla sterlina dollaro, però, perché non mi piace che sia scappata così. Quindi qui si sta per formare una ripartenza di qualche ciclo, perché assolutamente uscendo da questo qui è forse un ciclo 1, andato di nuovo sopra la media 64. Allora andiamo un attimo a vedere i cicli perché non mi piace. Ah, c'è il pivot. Allora c'è il pivot. Allora a questo punto, se coincide, guardate dove va a finire. Guardate dove va a finire. Guarda dove va a finire, sul pivot. Questo qui che vedete, che questa linea bianca qui è il pivot, che lo vediamo benissimo qui. Quindi è andato di fatto che andrà a finire praticamente sul pivot, addirittura forse anche no, proprio sulla zona di pullback di questa zona qui, quindi un retest del pivot, questa zona qui, e da qui in poi short. Quindi per quello ho con un semplice passaggio ricopiato il canale, rimesso nella parte alta, quindi io so che quando mi arriverà il pivot io ti vendo di nuovo. Ok?
Quindi questa zona qui è una zona di vendita. Ok? A prescindere cosa fa adesso sul minuto, perché questo qui potrebbe essere il ciclo 1, io lo dovevo vendere dal pivot perché su H1 sto ancora chiudendo la distribuzione, vedete, sta chiudendo, quindi non mi devo far ingannare da questa cosa, anche perché se io vado a vedere l'ultima espansione, prendiamola, mettiamo un po' più grande, l'ultima espansione, prendiamo il Fibonacci, che da questo minimo qui a questo minimo qui, cambiamo il colore così abbiamo dei colori diversi. Ecco, pivot è 50%, okay? Quindi questa zona qui diventa il 50%. Volendo, poi si possono fare tutti questi test per vedere dove va a finire. Vedete, per esempio, se io lo metto qui, coincide col 38,2 o 61,8, che poi è la stessa cosa, a che prescindere da che distanza ha, da che lato metti il Fibonacci. Possiamo metterlo anche così, guardate che bellino. Qui abbiamo il 38,2 dell'espansione più grande, qui abbiamo il pivot, dal pivot. Sort. Molto semplice. Non mi sembra per niente male. Da qui ho fatto un altro. A vedere. Se la chiudiamo qui. Ok, chiusa. Avevo fatto uno short veloce qui, l'ho chiuso qui logicamente. Vedete, sono pochi pips. Questo è il portare a casa, perché ritesta il pivot, ritesta il canale, quindi questo canale qui normalmente sarà questa zona qui. Che lasciamo stare. Allora, poi voglio andare a vedere anche qui. Ah, niente, assolutamente niente. Contro. Oh, benissimo. Benissimo, allora questo lo sistemiamo qui in alto, così non disturba. Ok, guardate, canale, non c'è niente che tenga, cioè l'analisi, puoi girarla e girarla come vuoi, i canali funzionano sempre. Quindi questo è il ciclo 1, togliamo questo segnale qui. Guardate come sta scendendo. Quando sei nella direzione giusta non devi avere nessun timore, nessun timore, la direzione giusta. Quindi a prescindere che questo sia giusto l'analisi, ma non mi piace, vedete, ve l'ho detto anche prima, la lateralità, questo a questo punto l'espansione mi sta già dicendo, guarda che sono nel ciclo 1, si vede benissimo, perché sono partito, adesso divento anche ribassista, perché se mi rompo questo divento ribassista. Ok? Ok, perfetto. Io chiaro, devo fare il mio lavoro e fare il trader, quindi non posso condividere le mini operazioni che entro ed esco, perché non riuscirei a farlo, no? Sarebbe scrivere in chat troppo veloce, oggi addirittura in chat non ho ancora scritto niente. Quindi quello che io mi aspetto, lo avete capito, mi aspettavo un target del pivot, vedo questa salita, vedo questa discesa. Vedo che la salita è forte, ma la discesa è ancora più forte, è chiaro che mi devo prevedere di andare short. Però attenzione, visto che qui abbiamo anche l'idea del pivot, vedete tutti questi massimi, l'idea del pivot che è ancora scoperto. Per un secondo tempo devo ricordarmi che se non fa quello che deve fare, cioè se non va short, e sulla rottura di questo momento è imminente probabilmente, se non mi fa fare lo short, io poi dovrò calcolare che su H1 o su AD time frame ho ancora il retest del pivot da andare a prendere, quindi ancora non è finita la fase su H1 o addirittura sulla fase H4 un retest del pivot. L'unica cosa che spinge su H4 è questa zona qui, non ce la fa più. Questa ormai è una roba vecchia, perché la togliamo, perché i cicli hanno cambiato la direzione. Quindi alla fine qui ciclo 1 finito qui, sta chiudendo adesso il ciclo 2. Finire con un ciclo 2 così rialzista, ahimè, anche il ciclo 1 è rialzista, però almeno un po' di tempo ancora sorte ci deve andare. Quindi alla fine una trend line di analisi tecnica, quindi verde qui, potrebbe essere un'idea, e poi l'analisi dei cicli, sempre la stessa zona centrale, la zona più bassa è la partenza della distribuzione, anche se questa è una Y, fa parte della distribuzione, e poi mettermi a sistemare il raggio del
della trend line sulla parte centrale del ciclo 2, e questa qui la vado a modificare mettendola blu. Quindi avete visto che alla fine no, inutile stare lì ad andare a sprecare le energie andando a vedere tanti cross, e questo qui già ci paga molto bene, perché andiamo a vedere, e qui se rompe di nuovo questa cosa così diventa ribassista fino a questa zona qui. Però attenzione, siamo nel ciclo 4, il pivot non l'ha toccato, ce ne infischio di questa cosa qui, però lo tengo sotto controllo, perché potrebbe succedere che a un certo punto, quando ha sfogato ribassista, ok, vedete che c'è questa zona, rompe questa zona e tutto il resto, a un certo punto, quando la campana gaussiana sul minuto è bassa, su H1 magari già arrivata un po' più bassa, quindi ho l'idea che ha chiuso la distribuzione, e poi su H4 magari sono arrivato già nella zona di un pivot di questa espansione qui, che ha addirittura, ricordatevi sempre di modificare al massimo l'ultima espansione. Se rivedete dove si sta fermando, sul 50%, quindi un retest di questa zona del 50%, addirittura 61,8, volendo da qui si può già ripartire con il prossimo. Quindi attenzione, vediamo se rompe il canale. Eccolo qui. Va bene? Dai, 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 dai. Dai, accelerare. Qui. Dai, accelera un attimino, così puliamo, puliamo, puliamo il conto. Dai. Se io rimango nel pezzo, ne segue un'analisi, la devo finire, e poi vado oltre al prossimo cross, al prossimo step. Vedete, ci sono tante cose dentro. Perché nuovo dice, ma vedete tutte ste linee qua, non si capisce più niente. Io invece mi capisco benissimo, perché vedete che ha ritestato di nuovo il Fibonacci, lo ha ritestato di nuovo diverse volte, non tocca il pivot, mi ritorni qui, è da tenere ancora un po' più short. Attenzione, fake, cerca di rompere, torna su. Vediamo se diventa una zona di pullback. Ah, una falsa rottura. Ma anche se questo torna su, deve tornare sopra di tutta questa espansione, diventa di nuovo un'anomalia. Quindi attenzione, aspettiamo, è la candela delle 10. Quindi sono i primi 2 minuti nel movimento. Fatemi vedere, non c'è niente da bere. Allora, possiamo andare a vedere assieme, se volete, se vi interessa, il backtesting. No, ce l'ho qui, dell'erroria. Vediamo dove me lo apre. Vedere così. Guardate, questo è l'euro yen che ci ha messo una vita a farlo, perché ci ha messo 5-6 giorni. Partito con 3.000 euro, ok? Sono 3.000 da questa zona qui. Guardate l'equity lines, poi chiude il conto chiudendo delle operazioni in perdita, che sono le ultime. Quindi il backtesting non è ottimo dal punto di vista che piace a me, però è ottimo, perché se andiamo a vedere che da 3.000 è arrivato a 10.000 di guadagno, ci sono, guardate, 3.000, li vediamo il prezzo 3.000, andiamo a vedere fino alla fine per stare più veloci. Tutti 3.000, 3.000, sono già 12.000, 13.000, 13.000, poi qui mi finisce lo storico, quindi finisce anche il backtesting, siamo a 13.200. Nel frattempo ha delle operazioni aperte, ma continua a generare profitti, 13.300, 13.400, 13.500, addirittura 13.600 in 7 anni, Stefano. Da 3.000, attenzione, allora fai conto che se io metto, questo è il bello, te lo faccio subito il calcolo, però guarda, ti faccio vedere una cosa. Allora, intanto il backtesting lo accetto e va bene, però faccio una modifica e faccio ripartire il backtesting con un'altra cosa che vorrei ancora migliorarlo. Però vedete, qui chiude, perché non c'ho più storico, e mi chiude da 13.764, mi chiude a 10.500, quindi fa una perdita di 3.200 euro più o meno, ok? Perché non ha un più storico, però qui vedo benissimo che c'ha uno. C'è 11,8, il primo basket, 11,8, c'ha due basket aperti. Mi vuol dire che è rimasto con due basket aperti. Ahimè,
L'ultimo basket non è neanche tanto lontano, questo qui è l'altro basket, sono, chiamo, è 755, molto lontano. Quando chiudendo questa perdita di 3.000 euro, dopo 7 anni, mi ha portato comunque un guadagno di 10.000. Allora, qui abbiamo una sorta di ragionamento. Facciamolo qui che abbiamo il foglio bianco, prendiamo una penna nera e questo è interessante perché potrebbe essere lo scopo di tanti che vogliono vivere tranquilli e in più anche ogni tanto fare del trading. Allora io ho euro yen, quindi euro yen, mettiamo così, che in 7 anni, ok, mi genera 10.000 euro. Quindi sono 10.000 rimanenti di 7 anni, 10K, ok? Se io vado a vedere, questi sono 7 anni. Lo divido per 7. Io in un anno, se io faccio 10 diviso 7, quanto saranno? 1,3. 10.000 diviso 3, 7 sono 14,28. Sono 1.430. Quindi sono praticamente, dopo questi 10K, sembrava un ok, ma sono 10K, io ho in 7 anni 1000, diciamo 1.400 euro l'anno di una coppia sola che è l'euro yen. Allora, se io ho 1.400 in un anno per 12 coppie uguale, non x uguale. Cosa vuol dire? 1.400 per 12, ho 16.800, quindi questo qui vuol dire che se ogni coppia mi genera 1.400 euro in un anno, per 12 coppie io in un anno ho 1.680. Nelle migliori ipotesi, no, non è nelle migliori ipotesi perché, devo dirti la verità, ho backtesting che sono ancora più potenti, più succulenti, però la questione è, io continuo a dire che vorrei fare 1.400 euro al mese, giusto? Se andiamo a vedere però, ce l'ho ancora qui aperto, questa è la differenza, così, la differenza di quello che vedo è quello che mi interessa. Guarda, se io vado a vedere qui, questo conto qui in 3 giorni mi ha fatto 250, quindi vuol dire che entro oggi, domani farò, diciamo, l'ipotesi che arriva a fare 300 euro la settimana. Quindi vuol dire che 300 euro la settimana sono 300, facciamo per 4 e poi togliamo qualcosina, sono 1.200 euro. Vuol dire che questa generazione di coppie, di 12 coppie, mi ha fatto 1.200 al mese, togliamo 200, sono 1.000 euro soltanto però con questa operatività qui, che sono 12 coppie al giorno, mi stai facendo questa cosa qui. Ci sta dentro nella tematica. Se io voglio fare 1.400 euro al mese e io soltanto calcolando gli ultimi 3 giorni, che poi non sono neanche tre perché venerdì è partito a mezza giornata, è un conto da 3.000. È un conto da 3.000 che mi genera tutti i mesi 1.200-1.400 euro al mese. Questo è lo scopo. Certo, nelle migliori delle ipotesi, però se io adesso faccio che nella migliore delle ipotesi mi fa 1.400, nella peggiore mi fa la metà, 700 euro con un conto da 1.000 e da 3.000 euro, insomma, fare il 300 euro sono 300 euro al mese. Stefano, quando vuoi, io ieri ho fatto partire già 7 conti con questa versione qui. Vi sto facendo partire con una versione mia prototipo, che è questa prima, ci sta, va bene lo stesso perché intanto è in un circolo chiuso. Per quando c'è la versione ufficiale la sostituisco, ma non cambia niente, non ci sono modifiche, la versione ufficiale è soltanto un pacchetto chiuso che io non ho e quindi devo usare questo. Quando vuoi mi scrivi, si attiva. Cioè, questo è quello che io sto facendo e quello che si vede anche, cioè, insomma, si vede benissimo quello che sto facendo. E poi è la stessa cosa che stai guardando tu da venerdì, se ti sei messo questi conti da monitorare. Okay? Che poi qui abbiamo questo, ma qui
abbiamo il conto, quello con 5 coppie, che ancora ha fatto solo 150, perché alla fine stessa cosa. Fatto solo 150, mettiamolo 150 di guadagno, 160 e a 6 euro di posizioni aperte. Sono 5 coppie, è una questione, qualcosa di un po' più ridotto. L'importante è anche guardare a chi vuole mettere un conto da 3.000, magari ne mette solo un conto da 30.000 su 30.000 euro e non 3.000. È preferibile mettere solo 5 coppie perché 30.000 euro fare un buco nell'acqua con 30.000 euro fa più male. Invece mettere diciamo fare un buco, diciamo in questo caso nell'acqua con un conto da 3.000 si può usare 12 coppie, ma se con 30.000 fare poi 150 sono cosa vuol dire? Se io faccio con un conto da 3.160 euro su un conto a 30.000 sono 1.600 con 5 coppie e basta, e che ho un margine a 35.000% e ho solo 6 euro di posizione aperta. In questo caso, se avessi guadagnato 1.600, questi sarebbero 60 euro di posizione aperta, anche non male. E vedete che sono tutte operazioni su da 0,001, quindi non è neanche tanto pesantissimo. Anche qui, le operazioni che sono aperte, c'è qualcuna da 0,2, una da 0,3, un'altra da 0,3, ma non ci sono altre, cioè piano piano si muove. Ok, perfetto, torniamo a noi. Quindi anche questo ve l'ho fatto vedere, chiudiamolo. Ok, torniamo sul castellino dollaro. Concentriamoci su questo. Vedete che non riesce più a tornare su. E poi basta seguire, sembra un giochettino, ma basta seguire l'andamento del Fibonacci, vedete, è arrivato al 50%, viene, crolla di nuovo. Quindi a questo punto l'ultimo strappo ribassista, chiudo e mi girerò magari anche l'oro. Va bene? Ci sta? Perfetto. L'euro dollaro non lo sto tradando perché non mi piaceva, anzi non mi piace proprio l'andamento che sto prendendo, perché qui posso dimostrarvi il perché non sto tradando l'euro dollaro, per esempio. Qui ho una dimostrazione ciclica che mi dice, ok, qui parte il minimo di Gauss, parte la campana gaussiana, questo è il ciclo 1. Mi aspetto un ciclo 2. Non fai, addirittura prolunghi il ciclo 1 e poi lo devo chiamare ciclo 2 perché logicamente mi parte l'interribassista, però qui mi parte di nuovo qualcosa. Dove siamo? E questa è la fine del ciclo 2, abbiamo un ciclo 1 lungo, un ciclo 2 a metà, e qui abbiamo di nuovo un ciclo 3. Questo è un errore ciclico? No, assolutamente no, perché vedete che le candele sono marcate, non solo spike. Quindi cos'è? Finisce qui qualcosa? Cos'è? Quindi non sapendo dove sono, per me l'euro-dollaro eliminato. Molto più regolare invece, se andiamo a vedere la striglia dollaro, i cicli 1, il 2 in movimento. Vedete qui, per esempio, abbiamo il ciclo 2 H4, quindi abbiamo un 1, un 2, un 3. Quindi se sono più leggibili la striglia dollaro, vado a tradarmi la striglia dollaro. Se poi magari posso andare a vedere sul minuto sull'euro-dollaro, se trovo qualcosa costruendomi uno schema trading, questo è anche possibile. Però preferisco prima eliminare la mia operatività che ho sulla stellina dollaro. Guardate, sebbene siamo arrivati a fine, dovrebbe partire qualcosa. Vedete che cerca di partire qualcosa, poi torna giù di nuovo. Quindi è chiaro che questa qui non è neanche finita, era un errore o un ciclo 3. Quindi riporto su questo fino a quando non ho esattamente una ripartenza del ciclo 1. Quindi è sbagliata, era sbagliato per partire da qui il ciclo 1. Ma notate, sebbene lo calcolo come ciclo 1 perché diventa forte, poi diventa ribassista. La campana gaussiana nei suoi tempi sta ancora chiudendo, quindi questo non era il ciclo 1. Si aspetta di capire dove siamo per poi ripartire di nuovo. Quindi tolgo tutta questa roba qua e nel frattempo mi risistemo anche il conto di Nati. Ok, ah, bello, tutto positivo. Bene, 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 bene. Riusciamo adesso a chiudere anche un po' la stellina d'oro con il prossimo strappo ribassista. Allora, qui abbiamo una zona di take profit che sarebbe praticamente questo ciclo 4, il take profit sarebbe questa zona qui. Mancano praticamente 70 pips. Lascio correre ancora un attimino e nel frattempo andiamo a vedere la Nuova Zelanda nuovamente, perché è il trade che abbiamo ancora in macchina, quindi la Nuova Zelanda me la vado a vedere. Nuova Zelanda contro il
andarci a caffè, ok, ho ancora Però questa zona qui. Però ieri io vi avevo dato da compilare un'altra, vi avevo dato da compilare qualcosina, vi devo vedere che cos'era, se li adoro. No, allora andiamo a vederla assieme se troviamo qualcosina di più interessante, perché avevo un'altra cosa, che okay, l'Eroyen, vedete, l'abbiamo fatta prima, dall'Eroyen non dice niente ancora. Questi di cat, sto aspettando questo, per esempio. Questo diventa un bella citazione short quando ce l'abbiamo. Ok, Nuova Zelanda USD, questo era il trade da fare, ancora in movimento, qui c'è il segnale long. Vedete la linea verde che sopra la linea rossa, continua la situazione di andare long, quindi dal canale, questa zona, ci sto un attimino a fermo per capire cosa succede, però questo sarebbe un long con lo stop loss di 36 pips, per esempio. Quindi Nuova Zelanda contro il dollaro americano sarebbe rialzista, quindi ci sta che la Nuova Zelanda metta un po' sulla testa, per esempio. Ok, o di yen, breakout di questa zona, zona verde, long. Mi baso tanto, questo sta uscendo dalla lateralità e siamo sulla zona long, quindi euro sterlina long. Euro sterlina long vuol dire un euro forte contro la sterlina, e anche qui vuol dire una sterlina dollaro debole. Ok, euro franco svizzero, siamo sui massimi. GBP yen. Audi CAD, piano piano ci avviciniamo anche alla nostra analisi. Euro CAD, a vedere se troviamo nessuno segnale. CAD yen, CHF, il DAX con questo long bello pazzesco. Oro, non lo faccio, fermi. Euro Nuova Zelanda, ecco qui la Nuova Zelanda sull'euro. Questa è la prima zona, il tentativo short. Non l'ho neanche visto, ma se ritorno in questa zona è lo short. Siamo sotto la linea verde, siamo sui massimi. Becchiamo il becco del cigno, stellina Nuova Zelanda così. E poi abbiamo CHF yen, ormai ha già fatto la sua evoluzione. Euro CAD, Nuova Zelanda CAD. Ok, qui è la complessità di un'analisi, eccola qui, guardate. Allora, le linee rosse sono zone di resistenza, che non altro che diventano zone di pullback se prende dei minimi e dei massimi. Quindi questa è la zona di pullback, l'ho disegnato, ho scritto qui pullback per indicare che questo c'è un minimo che determina questa zona, quindi zona di pullback. Ok? Canali, ormai vi posso vedere come si sistemano, guardate, basta vedere questo minimo, sono perfetti, quindi anche la zona alta c'è. Ok, sul CAD, su Nuova Zelanda CAD, qui c'è il primo tentativo di andare long, è già pagato, torna giù, ritorna in questa zona, tocca il canale, questa è nuovamente la zona long. Quindi su NZD CAD, questo qui è la situazione long, per esempio NZD CAD da questa zona qui adesso sarebbe già stato un long, perché c'è già andato. Se vedo che mi ritorno, c'ho candela piena, questo è un long. Molto semplice, perché io arriverei poi sulla zona verde, che adesso la linea verde è sotto questa zona qui, perché se sposto un po' il pivot dovrei vedere la linea verde, dov'è? No, è sull'altro pivot, sull'altro Fibonacci, scusate. Io faccio così e vado a spostare un attimino il Fibonacci, vedete che la linea verde è questa. Quindi siamo sopra la linea verde, rimetto questo Fibonacci. Adesso la domanda è: perché Paolo ha messo questo Fibonacci qui? Quindi anche questo una domanda trabocchetto. Vediamo chi mi scrive. Perché ho messo questo Fibonacci qui? È molto importante che capiate questa cosa qui. Vediamo se qualcuno me lo sa dire. Vediamo. Dai. Dai Stefano, fatevi avanti. Andrea, Antonio. Dai, Luigi. Cinzia. Giordano, Peppe, dai, Roberto, Raul, dai, avanti. No, cosa mi serve questo Fibonacci da questo massimo qui a questo minimo qui che ho tracciato, vedete queste linee così. Cosa mi serve? Dai, che è importante che me lo scrivete, perché sennò non vado avanti, perché è importante per l'analisi, è molto importante. Sebbene noi siamo qui, perché mi interessa questo Fibonacci qui? Chi è che me lo sa dire? Peppe, dai, fate avanti.
Dai Stefano, sparate anche a caso, va bene, dai. Perché? Pensateci, me lo sono inventato, l'ho messo lì. L'ho messo lì. Qualcosa a che vedere con questa trend line? Ha qualcosa a che vedere con questa trend line? Per mettere i canali, quali canali? I canali li ho messi sui massimi, su questo, su questo. Perché allora ho entrato un Fibonacci qui? Wow, guardate la stellina! Come sta pagando la stellina? Torniamo un attimino qui, torniamo un attimino sul conto della stellina, perché adesso è ora anche di prendere la pappa. La calma perché qui c'è il malloppo da portare a casa, onde evitare scherzetti. Mi sembra quasi sia venerdì, sta chiudendo ancora, quindi parte bassa del canale. Andiamo a vedere dove sono i pivot. Yesterday low, minimo di ieri, livelli, prossimo pivot è un po' lontanuccio, 57 pips. Quindi attenzione un attimino al prossimo strappo ribassista. Ringraziamo la sterlina e chiudiamo le operazioni. Poi lo riprendiamo da più in alto. Nel frattempo, ancora, vi ripeto, qual è l'analisi giusta? Perché ho messo questo? Allora, ci sono. Sì, vabbè, ma cosa intendi dire? 50 cosa? 50% di codi qui? Questo 50% qua mi interessa? Dai che ci sta arrivando. Non a me interessava capire, perfetto, non a me interessava capire dove dovevo mettere questa parte centrale di tra questa linea e questa linea dovevo mettere una parte centrale, no? Siccome non ce l'ho, la parte centrale da misurare, vado qui e mi misuro col 50%, che poi se lo prolungo il 50% lo posso lasciare anche così, già ad occhio vedo che è la linea del 50%, quindi vuol dire che è al centro tra questo e questo canale. Che poi non è neanche veritiero, perché io prendo questa espansione da qui, cioè da qui a qui, quindi normalmente dovrei aver preso col Fibonacci questa espansione, ma vedete che non cambia di niente, praticamente potrebbe essere questo qui, ma vedete che pochissimo, anzi guardate, la sistemiamo così, così vi faccio anche un regalino ancora più bello, guardate, se io misurassi. Orientatevi così, aspettate un attimo, lo mettiamo qui. Orientatevi con i pallini, lo metto qui. Questo pallino qui non lo posso mettere nella zona, quindi questo massimo, questo minimo. Prendo il canale, questo, lo vado a posizionare sul 50% usando il pallino che è questo. Ok? Lo mettiamo così, più o meno, guardate. Questa zona qua coincide ancora di più, quindi potrebbe essere questo ancora meglio il canale, quindi questa zona qui centrale non mi interessa più, la cancello. Ok? E ho un canale da seguire. State? Quindi la costruzione di questo Fibonacci qui mi interessava soltanto per mettere la parte centrale dei due canali, quindi è un aiuto, diciamo, questo qui per indirizzarmi dove mettere la trend line centrale. Quindi non c'entrava proprio niente, c'entrava soltanto sapere dov'è la parte centrale. Che lo posso fare semplicemente così, andando poi a misurare col 50% di Fibonacci o contando i pips, ma è più semplice farlo così perché ho la zona centrale. Una volta fatto, o lo si toglie, io l'ho fatto qui apposta perché l'ho lasciato ieri nell'immagine, non per confondere chi vede l'immagine, ma per dire ma che cosa gli è servito questo Fibonacci? Perché ha messo Fibonacci qui in fondo? Qual è lo scopo perché ha usato questo Fibonacci? Eccolo qui lo scopo. Ok? Quindi poi io mi aspetto questa zona qui, una rottura, quindi da qui, guardate che bel trade si poteva fare 150 pips. Però torniamo a noi sulla sterlina dollaro che sta tornando di nuovo a rompere il minimo, quindi a certo punto, adesso minimo che va minimo, a questo punto qui se mi rompe questo, eccolo qui, io ho il mouse in mano perché a questo punto qualcosina la dovrò chiudere, perché sennò
Se continui a essere mercato, poi non chiudi più. Attenzione, canale. Chiuso. Non mi interessa, certo romperà, pagherà di più, ma romperà sempre, cioè pagherà sempre di più. Okay? Quindi avete visto che lo short fatto, ne avevo diversi, li ho chiusi tutti quanti qui. Adesso a questo punto, siccome io mi aspetto ancora una stellina d'oro, ancora ribassista, questa di nuovo un'altra entrata. Non fatevi prendere dal panico, aspettate un attimino, perché adesso tra un pochettino, quando mi riparte su, io questa zona qui me la posso segnare come zona di dove sono uscito, se proprio voglio essere quello che va a rompersi le scatole e cercare sempre la precisione. Questa è la zona da dove sono uscito. Se adesso mi torna su, o la vendo da più in alto, o di nuovo lo vendo su questa zona. Però adesso ho appena chiuso il trade, quindi non entrerò assolutamente. Ok? Una cosa che mi interesserebbe è invece Nuova Zelanda USD. Perché coincide con, vediamo se la troviamo di nuovo, non è qui, ma è questa zona qui, vediamo un attimino, qui, la Nuova Zelanda, il metodo fascia, fammi leggere, ah, Andrea, vedo che siete due Andrea, uno dei due Andrea che mi ha scritto, vedo che sei nuovo, ok? Sei nuovo, però vabbè, adesso ti rispondo subito. Teniamo la calma, ti rispondo subito. Nuova Zelanda USD, per esempio, ho la tentazione di entrare long qui, ma ce n'era ancora un'altra Nuova Zelanda, forse era Nuova Zelanda GPNZD, è ribassista perché la sterlina è molto debole. Infatti, sterlina debole, Nuova Zelanda, che io sono long di Nuova Zelanda CHF, mi dice che c'è debolezza di sterlina, quindi Nuova Zelanda è forte, quindi in questo caso sarebbe proprio da vendere la Nuova Zelanda, cioè compro, vendo la sterlina e automaticamente compro la Nuova Zelanda, anche se non lo faccio. Però c'è Nuova Zelanda CAD, era loro long. No, Nuova Zelanda CHF, Nuova Zelanda USD, le abbiamo viste tutte? Me ne sfugge una? Questa l'abbiamo fatta. Euro Nuova Zelanda? Qui vendo euro e compro Nuova Zelanda. Questo lo so che devo fare. Boh, dopo con calma mi ricerco uno a uno a vedere dov'era. Mi sa che era Nuova Zelanda, USDK. No, vabbè, è uguale. Comunque io sono ancora l'unico short che ho ancora Nuova Zelanda USD. Mi sa che era questo. No, questo dovevo aspettare. Allora, l'unico long che ho ancora è questo qui. Sterlina dollaro l'ho chiusa. Sterlina dollaro andiamo a vederla anche sotto questo punto di vista dell'overline, vediamo se lo troviamo così veloce, proprio l'overline non c'ha segnale dritto, c'è un segnale long, quindi no, togliamo questo, quindi anche sull'overline non abbiamo segnali perché la linea verde vedete che è questa, stiamo sulla zona del Fibonacci, quindi ancora a questo punto io ho fatto bene a chiudere in questa zona, vedete paga, logicamente pagherà di più, lasciamo stare, vedete siamo a fine corsa, aspettiamo la prossima distribuzione e lo vendo di nuovo dalle zone alte. Va bene? Quindi abbiamo fatto anche questa situazione. Tradato la sterlina dollaro come dovevamo tradarla, quindi la sterlina dollaro poi alla fine rimane che su H1 siamo nella zona di entrata, io ho chiuso sulla zona di entrata per poi rientrare, quindi perfettissimo. E non abbiamo visto l'euro dollaro che non lo trado, non mi interessa, però adesso a questo punto si potrebbe andare a vedere se c'è uno schema trading sull'euro dollaro, ma vedete che queste zone qui laterali non mi dicono niente. Questo potrebbe essere partito un ciclo, ma non ci fermo. Quando non sapete cosa fare, vedete che questo è il minimo. Quindi questo è il minimo, questo è il primo minimo di Gauss, questo è il secondo minimo di Gauss, qui mi parte qualcosa, dovrebbe finire qui la prima, il ciclo 1. Quindi soltanto questo annotatevi. L'unica cosa che potete fare è questo. La sequenza numerica ciclica, l'espansione con Fibonacci, e attendere di capirne di più di come si sta muovendo il grafico. Allora, Andrea, il metodo fascia io non lo uso, come vedete, tu non lo usi spesso, il metodo fascia. Non leggo il resto del testo, che spero non sia inteso così, comunque a volte scrivendo magari oppure anche leggendo si leggono cose che non sono giuste. Allora, il metodo fascia io non lo uso. Uso il metodo ciclico, quindi hai ragione, non uso il metodo fascia. Ti devo dare ragione. Ti potrei anche lasciare così, però la tua domanda non è giusta, perché, grazie a te Giovanni. Allora,
Se io uso il metodo fascia o non uso il metodo fascia, in automatico quello che ho fatto io stamattina, così ti do anche la tua risposta senza stare a essere anche magari anche scortesi, quello che ho fatto stamattina, qui, questo short qui, che cos'è? È un short ciclico, giusto? Però se io vado a vedere che il short ciclico lo potevo fare anche esattamente, vediamo qui, questo è il metodo fascia. 5 minuti, siccome è frattale, lo metto sul minuto e il metodo fascia mi diceva che è anche short da qui. Quindi questo era lo short ciclico di metodo fascia, campana gaussiana gialla. Ecco, vedete, vedi la linea gialla, Andrea? Solo per te che mi hai fatto questa domanda. Vedi, guardati la lì, solo la linea gialla, eh? Vedi la linea gialla, vedi dove si trova sul 15, la linea gialla. Quindi se io vado qui e vado a vedere dov'è la linea, anzi qui vedete che sicuramente c'è uno sbaglio, adesso andiamo a vederlo subito così lo correggo, finalmente l'ho trovato. Metto in pausa per evitare che si vedano password, però. Allora, andiamo così. Indicatori, no, questo non c'entra niente, indicatori. Vediamo che non si vede la password. Ah, non c'è password, allora posso anche farvelo vedere, ok, non c'è password. Quindi via, questo che non c'entra, è la 90, quindi questo c'è 5 minuti sbagliato, però per quello vi voglio far vedere una cosa. Questa qui che è quella gialla, la metto a 48, perché su 5 minuti è un altro settaggio. Quindi la linea gialla adesso l'ho messa, ah, non è 48, è 64, scusate, perché stellina dollaro, scusate. Voglio far vedere ad Andrea perché io non uso il metodo fascia, più così si capisce. Ok? Allora, la campana gaussiana l'ho messa, vado a vedere, che abbiamo messo quella giusta, a 64, ok? Bene, quindi si è formata così, mettiamo il grafico un po' più di questa. Scusate un attimo, sono andato nel grafico sbagliato adesso. Finiamoci questa. La linea gialla, che adesso è a 64, la mettiamo così per farti capire dove siamo, no? La metto così, non sono precise perché logicamente è impossibile prendere la zona precisa, però la mettiamo qui, okay? Al lato laterale della linea gialla è 0,3894, la linea gialla. Ho messo sul minuto, ho messo il settaggio 64. Se io vado nei cicli, la metto ad occhio, eh? Cioè, è difficile beccare la zona precisa, vedete 30 e 54, se vado a vedere, farvi vedere che è la stessa cosa, vedete? La linea gialla è qui, la linea adesso è scesa ancora un po', è inutile, è difficile metterla nella zona giusta, eh? Guardate come sta scendendo ancora, avrei pagato di più, vedete sono uguali, quindi dire non uso il metodo fascia non mi sembra giusto perché lo uso al 100%. Come se usassi il metodo fascia, uso il metodo ciclico, soltanto che io ho la particolarità che per me è uguale cosa uso. Se uso il fascia lo vedo così, se uso il metodo ciclico lo uso così, vedo entrambi, quindi per particolarità uso il metodo ciclico, ma il metodo fascia che cos'è? La ciclica semplificata, l'ho sempre detto. Quindi non è che abbia inventato una cosa, che ne so, a scopo di lucro da vendere, ma l'ho soltanto. Come poi anche schema trading è stato fatto dopo, sebbene io lo uso da tantissimi anni, è stato fatto dopo perché a un certo punto ho scoperto che si poteva scrivere sul grafico così per dimostrare, per trasmettere, tra virgolette, tra insegnare, insomma, per chi deve vedere un metodo schema trading spiegato a voce oppure spiegato con dei segmenti, con dei rettangoli, quindi alla fine è la stessa cosa. Adesso, onde evitare di dimenticarmi poi di non metterlo al suo posto, andiamo di nuovo a sistemare questo qui. Lo rimettiamo a 30, perché 30 è il suo settaggio per i 5 minuti, e mettiamo 5 minuti. Ok? E mettiamo 5 minuti. Quindi vedete che io ho chiuso la stellina d'oro praticamente su una zona buona. Adesso questo long qui non lo faccio, però. No, non lo faccio, però si potrebbe anche rientrare. Vedete che ha toccato di nuovo il 50%? Devo però capire quando posso rientrare. Adesso rientrare su un minimo di Gauss non lo faccio perché sta cercando il minimo di Gauss per partire da una nuova distribuzione.
il prossimo short lo faccio quando ho una nuova distribuzione. Come posso farlo? L'ultima, così per oggi, anche se il webinar è cominciato un po' in ritardo, quando comincia in ritardo non sono bello pronto, ma ditemi qual è, cosa devo fare adesso per capire? A parte che potrei continuare all'infinito a copiarmi questi canali che non fanno male. Quindi notate che la falsa rottura di un canale è comunque una zona di resistenza. Cosa che mi manca ancora qui? Per fare trading, cosa mi manca? Per il futuro, cosa mi manca? Perfettissimo. Quindi io ho da questo minimo qui, un po' più basso, uguale, questo massimo qui, vediamo se riesco a metterlo sul posto, e questo minimo qui, un Fibonacci. Quindi in automatico io posso capire sul 50% che è una zona di pullback e lo sorto da fare. Guardate, questa è una zona di pullback. La si vede benissimo perché oltre ad essere il 50% di Fibonacci ho questo minimo qui, questo minimo qui, questo minimo qui, questo minimo qui, zona del 50% di Fibonacci. Cosa vuoi di più? Se mi arriva da qui non posso fare altro che vendere di nuovo. Però se mi arriva qui abbiamo anche la media a 64 che scende, quindi abbiamo la ripartenza di un ciclo 1. Quindi quello che io mi aspetto adesso qui mi parte il ciclo 1, per esempio, però long non lo faccio e aspetto, sto con calma, fermo. Okay? Quindi avete capito che quando c'è un'espansione del genere l'unica cosa è mettermi a Fibonacci per capire, non per andare long, anche se si poteva fare, ma non posso andare long qui, non ho nessun punto. Qui il primo livello è S1, quindi il pivot è più basso. Non abbiamo zone sull'H1, posso andare a vedere tutta questa zona, la zona di pullback di iniziale, ma siamo in un ciclo che deve rompere la partenza di un ciclo 4, che sarebbe questa, quindi siamo già diventati ribassisti, quindi la prima cosa che devo fare è cercarmi una fase ribassista. Quindi il primo livello è il 61, questo, 66,4, 23,6 e il livello 61,8, quindi questa potrebbe essere la prima zona di andare short, è questa. Capite? Quindi ho fatto il giro dell'oca per andarmi a cercare di nuovo l'entrata short sulla sterlina dollaro. Ok? Quindi è chiaro che entrerò sempre short. Va bene? Ci siamo? Quindi da dove sono uscito io potrei adesso rientrare short e farmi di nuovo un'altra scaraventata ribassista di sterlina dollaro. Quindi inutile andare a tradare altre copie, sto più tranquillo. Se notate, questa salita che sta facendo qui, se andiamo a vedere sul minuto, il ciclo 1 che io dicevo che sta per finire il ciclo 1, anche qui vedete il ciclo ha durato quello che deve durare, vedete, doveva finire qui, è andato giù, quindi questo è un ciclo 1 che è diventato ribassista, non so come comportarmi, non so cosa fare. Questo è chiaro che è un ciclo 2. Oh, dove rimane il ciclo 3? Cioè come si comporteranno i cicli successivi? Siccome non lo so, anche qui euro-dollaro non mi piace, lasciamo andare. Okay? Lasciamo andare perché l'euro-dollaro continua la sua salita, mentre la sterlina dollaro di salita non ne vuole sapere. Ok? Quindi, come ultimo, lasciamo che l'unica cosa che deve ancora essere, no, Nuova Zelanda euro, Nuova Zelanda no, però Nuova Zelanda CHF, no. Questo qui sia il mio target, quindi sto tornando su, tutte queste spike non mi interessano. Perfetto. Va bene, anche per oggi è andata. Vi lascio con una sterlina d'oro, guardate, la precisione. La precisione, o no? E a questo punto, volendo, guardando l'andamento dell'euro-dollaro, mettendo il Fibonacci al suo posto, ricordatevi sempre di aggiornarlo. Dove siamo? Un'espansione più ampia potrebbe essere questa. Okay, andiamo a vedere i livelli che toccano. Non ci sono livelli, non funziona, quindi devo metterlo veramente. Vedete qui il primo livello di questa espansione qui, per esempio. Ma non è chiaro, l'euro-dollaro non è chiaro, come invece è chiara molto la sterlina dollaro. Chiarissimo. Okay, siamo arrivati fine corso. Chiudo anche questa, vedi, sono entrato qui e ho chiuso qui. Non ho fatto questo, ho chiuso qui. Questo è il mio trade. Ne ho fatti talmente tanti, basta per oggi. Va bene? Ok?
Quindi vi lascio questo, non siamo andati a vedere altre copie perché non mi interessa, mi interesserebbe vedere per esempio l'euro salire contro la sterlina che sta già salendo, no? Infatti vado a vedere, qui c'è il segnale long di metodo fascia, questo qui, è ripartito da solo, però vado a vedermi, visto che ormai piano piano fa parte di noi, lo andiamo a vedere sempre, andiamo a vedere l'euro sterlina con il metodo overline, sta dando un segnale long adesso, quello che vi dicevo. Guardate, il segnale long è questo. Quindi, in base a quello che sta facendo la sterlina dollaro, quindi la sterlina di generale, la sterlina è debole. Se la sterlina è debole, allora andrò a vendere la sterlina contro tutte le altre coppie. Siccome l'euro sterlina non posso fare altro che vendere o comprare il nominatore, che sarebbe la valuta di sinistra, quindi l'euro. In questo caso, siccome la sterlina la vedo più debole, andrei a comprare l'euro sul massimo di queste zone qui, vendendo la sterlina. Quindi questa qui è una zona long di euro sterlina. Ok? Quindi adesso qui abbiamo la prima zona di resistenza, quindi notate che questa qui è una zona di resistenza, durerebbe 30 pips. Questa è la zona long che mi aspetto per l'euro sterlina. Quindi però devo avere, diciamo, la controparte, l'euro forte contro una sterlina dollaro debole. Ok? Quindi aspetterei ancora, quando ho di nuovo l'intenzione di vendere la sterlina, potrò comprare anche l'euro sterlina. Quindi tenere in magazzino della testa tutte queste informazioni è un po' difficile, però avendo un po' di esperienza negli anni, la tua testa ti dice: ok, va bene, io devo vendere la sterlina, quindi vendendo la sterlina automaticamente vedete, sta scendendo, in automatico potrei andare a vedere di comprare la sterlina d'oro. Va bene? Qui i canali si sono un po' spostati, questo è quello giusto, questo è quello sbagliato. Allora, questo è quello giusto, fammi vedere. Questo è quello giusto. Questo qui. Ok, quindi questo qui lo cancelliamo, questo è quello giusto, lo copio, lo metto un po' più giù. Ok, altri non me ne servono, quindi sta arrivando in questa zona qui, lo copio pure e me lo metto un altro po' più giù. E guardate con che precisione anche qui il canale tocca, torna su. Quindi siamo in questa zona qui del canale, potrebbe rientrare e andare a fare questo. Ci sta? Hai visto? Quindi sempre tenendo d'occhio però cosa fa la sterlina. È tornata sul canale per tornare su. A questo punto è molto interessante capire perché se questo qui è il minimo di Gauss della distribuzione, deve partire un nuovo ciclo 1. Quindi a questo punto è possibile giocarci un long di sterlina dollaro. Questo! Adesso non mi ricordo chi era ieri perché siete veramente tanti, è un gratta e vinci, che posso mettermi lo stop loss su questa zona qui, più o meno, vedete qui è long, addirittura 5 pips, già mi vanno bene perché se mi tocca questo mi chiama lo stop, quindi se dobbiamo giocarcela questo qui è lo stop loss, questo è un gratta e vinci, capite? Perché sto puntando che questo è il minimo di Gauss, questo è il ciclo 1, che mi sta facendo un'anomalia, cioè sta facendo un piccolo ciclo Y, oppure addirittura non posso neanche guardare come ciclo Y, sta per partire da qui il ciclo 1, quindi automaticamente ritornando vicino ai minimi, non andando più ai minimi, ritoccando la zona del canale, questa è la zona rialzista di ripartenza. Quindi quando faccio trading immersion, cioè l'immersione, o faccio trading concentrato, o faccio trading che entro ed esco, questa è la mia concentrazione di entrare long e short. Mi interessa avere ragione da qui, non di avere ragione chissà io. Pochi pips, ok? Quindi questa è lo stop loss di questa gratta e vinci, per esempio. Cose che magari durante la giornata le faccio, però andare a condividere nella chat scrivendo tutto il resto diventa un po' difficile perché o faccio questo, o faccio questo. Perfetto, in ogni caso va bene così? Io quello che mi aspetto poi è un'evoluzione tipo una cosa del genere. Guardate, questa è la salita, questa è la discesa, poi è tornato su. In questo caso, questa è la salita, questa è la discesa che non è tornata neanche a rompere questo minimo. Quindi può succedere che questa salita sia ulteriormente forte.
Quindi se il Fibonacci ancora tiene, questa è la zona del 61,8, 50%, questo potrebbe essere il mio trade che sto facendo. Casualità, che cosa vuole? Che all'inizio del webinar stavamo guardando un'altra cosa. Ve lo ricordate cosa guardavamo all'inizio del webinar? Vediamo se qualcuno me lo dice. Che io ho detto anche all'inizio, perché ormai non perché sono il più bravo, ma perché dopo tanti anni sono particolarità che io mi ricordo. Cos'è che aspettavamo ancora sulla sterlina? Che dovevamo tener conto sulla sterlina dollaro? Chi è che mi risponde? Dai Stefano, dai, che oggi me ne hai date tante di giuste. Andrea mi ha scritto una cosa lunghissima adesso. Guarda, non ti leggo perché è troppo lunga. È difficile su questo pannello di cose. Guarda, MP, quindi M come Mantova e P come Paolo. MP trattino Forex, mi contatti su Skype, mi sa che ti ho già su Skype, e poi mi scrivi tutto quello che mi hai scritto sulla pardella e ti rispondo. Ma l'unica cosa che leggo, no, non mi sono offeso dei cicli metodo fascia, assolutamente no. No, che mi offenda io ce ne vuole. Soltanto l'unica cosa che sempre tanti dicono: ma il metodo fascia non lo usi, o questo, io uso tutto, 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 tutto. Perché tutto quello che io faccio è basato sulla ciclica, quindi fa parte di me, i cicli fanno parte di me. Ok, perfetto, dai, io vi ringrazio, vi saluto, ci si sente, volevo dire domani, se no domani è venerdì, oggi pensavo addirittura che oggi già fosse venerdì, ci si sente comunque in chat, probabilmente avvierò oggi o domani un'altra live per altre cose. Per il webinar pubblico alle 9:15 martedì prossimo. Ok? Perfetto. Grazie a tutti. Ciao ciao. Va, perfetto. Ah, allora è arrivata la risposta alla fine. Ah, benissimo, benissimo. Perfetto. Allora, stavo per chiudere senza darmi neanche la risposta. Allora, che arrivasse il pivot. Bravo Stefano, perché alla fine quello che noi avevamo focalizzato prima, che eravamo qui, ok? Che ho fatto addirittura un piccolo long, l'ho chiuso con lo stop loss, perché cioè, ho chiuso con in stop. Da qui ci aspettavamo il target di questo canale qui, che è il pivot. Quindi il pivot, che è questo qui, in questo caso io uso questo pivot perché è integrato, ma qui vediamo benissimo i pallini, che sono questi pallini qua. Siamo ancora in preda di toccare questa zona. Questo Fibonacci qui lo devo poi aggiornare al minimo, che è questo, ok? Però questo qui è il livello di target, diciamo che potrebbe essere la situazione, tornare sopra l'open price, tornare a essere rialzista. Quindi long fatto da qui con tranquillità, già in positivo sta pagando, è questo qui. Ok? Quindi tenetevi ancora con, io poi ho fatto un long, va bene, io faccio long e short, non condivido, è difficile, però tenetevi d'occhio anche questo, come tenetevi poi d'occhio che non questo, ma volevo far vedere questo qui forse, no? Questo qui? No, questo qui. Ok, che l'euro sterlina sta tornando di nuovo su. Quindi attenzione, aspettiamo un attimino di quando potremo vendere l'euro, la sterlina dollaro per comprare l'euro sterlina. Ma nel frattempo abbiamo in macchina il Nuova Zelanda CHF, e però qui guardate, sta tornando su. Quindi deve tornare sopra questa zona. Mancano ancora 20 pips, 16, 17 pips per arrivare in questa zona. Perfettissimo. Grazie a tutti della partecipazione. Ciao 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 a tutti. Ciao ciao.